Eccoci di nuovo, ragazzi. Sì, di nuovo, sembrava come se allora due volte abbiamo letto l'ultima e l'ultima per due volte di ragazzi, fila. Sì, io ci voglio provare, però... Vediamo se abbiamo ragione che questa volta abbiamo beccato le ore oppure le ci sbagliamo torciate, ancora. Le abbiamo torciate, ragazzi. Allora, ne apriamo due questa volta. Tutte e due insieme, quindi esatto, doppio vedere. Unboxing. L'inizio lo guardo io perché sennò ovviamente so, essendo aspetta. Che è l'ultimo ti prendi poi il mega colpo. Lo so. Chiaro che l'indizio oro sarà diverso da quello classico. Allora. Mamma mia, si spezzano ogni volta, un nervoso mi dà sta cosa che si spezzano a pezzettini, vedete? Allora, l'indizio qua. Aspettate ragazzi. Aspetta che sto fuori inquadratura. Guardalo te, non lo far guardare neanche a loro. Guardalo solo tu. Non far facce strane perché poi ti capisco, se no. Allora. Non dice niente. Questo suo silenzio mi mette paura. Tanta paura mi metti. E infatti è fucsia, purtroppo non è oro la prima ball. Ma però spero che, ma però non si dice, però spero che perlomeno non sia una doppia, anche se in realtà... La doppia per forza. Sì. È doppia per forza. È finita. Comunque sia, qualunque hai trovato, doppia per forza. Oh mamma, dai, mamma mia, ti spezza così. Aspetta, aspetta Alessandro, che queste si ma praticamente si aprono a cavolo. Qui ci sono sei, va bene, inutili. Sappiamo già che ovviamente non rimarrà comunque sia contenta qualsiasi sia. Però spero che non sia siano le stesse che trovo ultimamente. Ah sì? Chi lo sa. Se riuscissi magari ad aprirla riuscirei a capire, porca trota. Cioè guardate come la sto praticamente aprendo. Tatuaggio? Non c'è il tatuaggio ancora, ma miseria. Cioè ma se può, cioè effettivamente sugli indizi e basta. Chi è questa qua? Giusto con l'inizio sempre col tamburo. E quella là potrebbe essere quella inglese ancora. Ah. Dai. Vabbè, sei tu che ce l'hai con gli inglesi. Ah, eccolo qua il tatuaggio. Che c'è? Vuoi fare pop? Adesso lo facciamo. Facciamo pop adesso. Bravo. Anche tu sei sconcertato, Alessandro. C'hai ragione. Ce ne può più di sta Alessandro, qua. Hai ragione. Troppo che ti facciamo suonare anche il tamburo. Allora, se fosse l'altra potrei bloccare lo scambio perché non mi è stata ancora spedita, se fosse. Se no, miseria, questa è la quarta volta, cioè, ma veramente, basta, basta. No, sai cosa, devi dire a tuo padre di smettere di suonare il tamburo, la batteria, batteria suona mio padre, non il tamburo. Ah, più o meno, simbolico. E poi, in realtà la batteria ha anche il tamburo. Per cui mi sa che comunque devi dirgli smettila perché porti sfiga. Vabbè, povero mio padre, che c'entra? C'entra. Oh, e l'altra, meno male. Meno male l'altra. Ah, allora non c'entra più, ok. Meno male, abbiamo trovato praticamente Funky Cutie. Almeno blocco, posso bloccare l'altro scambio. Perlomeno, era una che mi mancava. Meno male, meno lei. Non ho trovato di nuovo Chicky Babe. Sì, se blocchi lo scambio non è una doppia. Che vuol dire? Nel senso, non è una doppia comunque. Era una di quelle che ti mancava, che ti hai fatto lo scambio. Esatto, vera, ma però la ragazza non me l'ha ancora spedita, quindi in realtà potrei bloccarla. Niente, l'ho preso gli occhiali. Allora, Alessandro. Siamo pronti a fare il macello. Vai. Tira. Bravissimo. Allora, andiamo ad aprire Funky Cutie. Voilà. Eccola qui.
Sì, te effettivamente è proprio una faccia da baldracca, solo con le gambe aperte, con gli stivali neri. Proprio questa qui è veramente allora, una cosa incredibile. Abbiamo trovato Funky QT e lei può fare pipì oppure sputare dalle orecchie. Aspettate che abbiamo già l'acqua qua, quindi ve lo faccio vedere. Può cambiare colore o? No, può fare pipì o sputare dalle orecchie, vediamo. Sì, vabbè, non ha preso praticamente acqua. Hai visto? Lo fa? Si sputa dalle orecchie. Non so, ragazzi, se l'ho riuscito a vedere. Sì, amore, stai... lavi tutta la tua paglietta di glitter. Questa acqua. Vabbè, lo volevo far vedere a loro. Dai, sono contenta, perlomeno non è capitata l'altra. Sono contenta, dai. Allora la vesto e ci vediamo dopo. Eccoci di nuovo. Allora ragazzi, lei l'ho vestita. Adesso andiamo ad aprire l'altra. Vediamo un pochino. Vediamo. Oh mamma, ancora a pezzi si apre. Chi lo sa. Oh, le dita, praticamente le unghie spaccate. Sappiamo benissimo, sapete benissimo cosa manca per finire la collezione. Sì, aspetta. Aspetta un secondo. Ecco, dai, prendilo. Lo vede lui, ragazzi. Poi lo vediamo anche noi. Cosa? Potrebbe essere una doppia? Vediamo il colore. È gialla. Ti prego. Io spero non sia una di quelle di cui ancora le ragazze non mi spediscono, in modo tale che le posso bloccare volendo a questo punto. Perché ragazzi, a me manca solo Boss Queen, però Boss Queen nei gruppi praticamente non te la danno manco morta, né a comprarla né a scambiarla, perché io di rare... Stiamo provando tutte per cercare di darvi la completa collezione, e in alternativa ragazzi mancherà quella lì e la faremo senza quella. Nel quale, nel caso in cui non dovessimo riuscire comunque sia a trovarla. Mamma, ste carte. Aiuto. Allora, il tatuaggio lo nascondo. Non lo voglio vedere. Perché no, perché tu già capisci. Sennò... sì. L'indizio quando è che lo giri? Dopo. Dopo che ho tolto le buste? Sì. Ok, se almeno non capisco niente. Non dai, per consueto non è il tamburo, dai. Tipo. Oh, meno male, almeno. No, quello lì mi stava veramente perseguitando. Quale altro indizio abbiamo trovato spesso? Quello del che dorme. Non è quello che dorme. Bene. Quindi un altro. Beh, già è una buona cosa, dai. Sì, lo so, sto pensando a quale altro indizio abbiamo trovato spesso. Tu ti ricordi qualcosa? No, mi sembra che questo non l'abbiamo così trovato spesso. Vediamo. Dai, gira. Gira. Com'è oggi il tempo? No, ancora. Ma non mi sembra che l'abbiamo trovato così spesso, però. No, però. Vabbè, Alessandro. Quale bambola può appartenere a quelle sole? Ho Dascodan. Ah. Vabbè, però insomma penso che sono bambole che ricercano, no? No. Sì, però ci volevo un'altra cosa. Vediamo. E Dan, di nuovo! Di nuovo lei! Porca miseria! Neanche Dusk! Dusk l'ho trovata una volta sola, eh! Vabbè, la fortuna. Eccolo qua. Basta. Ma dai, però davvero queste due non riuscireste a scambiarle per avere Boss Queen? Questa qua no, sicuro. Quindi me la tengo, perché l'altra la blocco, in modo tale non la faccio spedire. Questa dipende, questa c'è il cambio colore. Se cambia colore probabilmente ho più possibilità di scambiarla, ma non con Boss Queen purtroppo. Perché, oh madonna, mi è partito qualcosa. Sì, eccolo qua, ciuccio. Eccolo qua. Qui c'è questo. Cosa c'è?
eccolo qua. Oddio, è gialla la ball. Dicono che se la ball è gialla cambia colore, ma io non ci credo. Questa sputa, sì, cambia colore. Oh, le danne, tutte quelle che ho trovato, mi cambiano colore, tutte. Se no, sputano dalle orecchie. Guardate, facciamo la prova. Cioè, si vede. Eccola lì. Tutte, ragazze, ne ho almeno trovate 3 o 4. Tutte cambiano colore, tutte, tutte. Infatti... Ok. Sputacchia anche. Ok, ragazzi. Questa apertura è andata semi bene, diciamo, perché almeno Funky Cutie non ce l'avevo. E beh, Dan non ve l'ha visto neanche, ragazzi, me lo sapete. Niente, ragazzi, per questa apertura penso che ormai ci concentreremo solo su magari sui pezzi della seconda wave. Esatto, anche basta, perché confetti, l'unico, quindi niente, faremo un video senza Boss Queen. Se mi viene un miracolo. Che riesco a trovarla, lo vedrete poi magari nel video collezione. Esatto. Se no, ragazzi, faremo il video collezione senza Boss Queen. Comunque la collezione è completa, diciamo così, semi completa. E niente ragazzi, con i capricci di Alessandro vi lasciamo. Perché è l'ora di cena, allora andiamo a mangiare, ragazzi. Esatto. Buon appetito a voi, a e noi anche, alla prossima, ragazzi. Ciao.